galera, dei 30 anni di galera. Grazie che non so io lui. Questo è giovane. Giovane nel senso buono della parola. Lei è troppo giovane, doveva essere più bello. Cannone, come si permette, per fortuna il maresciallo sono io e non lei. Per fortuna sua, ma per disgrazia mia. Lei Marconi, questa risposta è oltraggiosa. Non può rispondere con una risposta. Ma lei qua che risposta è? Non ho sentito che risposta è? Risposta, che risposta? Non lo puoi rispondere. Non ci riesco, ho dei riflessi condizionati. No, non faccio più questo, capito? Noi siamo questo interrogatorio, interrogatorio regolare, qui viene io di meno, così fa. Voi fate così, vabbè, per modo di dita. Lei risponda, quale motivo non ha sentito? Quale motivo? E non rispondo. Tu non devi rispondere con le domande. Tu devi dire, ma me lo fate? No, non mi callo io. Marconi, o rispondo e la porto in casella. Mi porti in casella? Ci facevamo anche in casella. Una singola, una singola. Era bello, la casella era bella. No, 3 stelle, 4 stelle, poi rispondi. Allora, poi dice che gli faccio male. Poi dice che gli faccio male. Ma guarda che faccio malissimo. Risponda, per quale motivo non l'ho sentito? E risponde con le domande. No, me la ripeto. Non credo. Ma tu devi rispondere con le domande. La domanda quale prende tempo o. La domanda! Per quale motivo non l'ho sentito? Non c'è per quale motivo non l'ho sentito? No, l'esatto, ricca senza. No, non fa le cose. No, perché qui chi cade al centro ti condanna. Io lo sono indietro. Per quale motivo non hai sentito? Questa è la domanda. Non ho sentito perché prendo il sonnifero. Scusa, a parlare non poteva trovare. No, ma veramente. Tutti gli assassini prendono il sonnifero. C'ha le statistiche. Ma la statistica no, non è statistica. Perché prendi il sonnifero? Perché prendi il sonnifero? Ma che hanno le donne, le faccio io. Le faccio io, le faccio io. No, vabbè, lo facciamo rispondere. Ma quale motivo? Le faccio rispondere. È la stessa domanda, No, no, no. Per quale motivo prendi il sonnifero? Perché mia moglie è russa. Non è vero. La moglie è di Avellino, una frazione di Avellino. È di Avellino, di Avellino centro. E perché dici che è russa? Ma perché russa con Avellino? No, russa con Nazo. Ma russa qui o da Avellino? Dove sta sempre? Sta sempre. E che come fa a testimoniare che come fa a testimoniare? Come fa a giorno non russerà. No, no, solo quando no, no, no. Ah, tu lo puoi trovare? Lo puoi trovare? Sì. Lei stasera si mette, traduchiamo. No, no, no. Perché secondo me no, ma verificato. Ma dovrei registrare. Ma chi è meglio di lei? Ma come vedete? Ma lasciamo sapone in mezzo tra loro. No, ma no. C'è un certificato? C'è un certificato. Ma è falso. Ma non è falso. Allora, mettiamo un ausiliare. Ma no, dai, sì, piuttosto il fatto della signorina, se non la vedo non è senza la signorina mia moglie, si chiama signorina. Ah, già, me la diciamo, a proposito, ma mia moglie dove sta? Sta stirando la lista. Ah, sta stirando. Ah, sì. Finalmente una buona notizia. Dico qualcosa, si è salvato. E si è salvato? Ferro da stiro. Ferro da stiro. Ma moglie sta stirando. Mia moglie sta stirando. Ma sta stirando. Ma devi morire. Sì, ma lei fa signori, buongiorno. Maresciallo? Chi sarebbe lei? Borghese. Salvo Borghese, sono il perito dell'assicurazione. Ah, è perito, buongiorno. Ma lei è perito? Sì. Ma che piacere, Borghese perito, piacere. Comunque, dove posso poggiare? Da nessuna parte ci hanno rubato tutto, guarda. Cioè, vengo una sedia. Sì, ha ragione. In cucina, vai a prendere una sedia per Borghese. Pure, pure. Almeno una cosa è rimasta, le sedie della cucina sono rimaste. No, è rimasto pure il tavolo. Anche il tavolo, è rimasto. Lascia la sedia, porta il tavolo. No, 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 non c'è bisogno. Cosa vuole lei? Lei quando va non si capisce niente, con il tavolo la sedia. Una sedia è una sedia è sufficiente, lascia il tavolo. Perdonatemi, ho visto offuscata. Diabetico. Ah, diabetico? Purtroppo si fa lasciarlo e mi dormente. Sì, faccio una scala. Che senso fare scale? Sì, lui, sì, ma sì. Il medico ha detto che fa movimento per abbassare la glicemia, ha detto faccia palestra, ma lui non ha tempo a fare scale nei palazzi. Ah, poi sì. Spesso sbaglia piano, lo puoi ritrovare dentro casa e sei piano. Ah, sì, la sì, mia sì. Volta chi è? Hai capito perfettamente. C'è, ma che schifo. Ma questa volta è quello giusto. Terzo piano. Ecco la sedia. Ecco, guardate. Prego, sa se questi devono stare seduti il più possibile. Stare in piedi, sono morito da un momento all'altro. Adesso cascano per te. E io dove mi siedo? Tu stai in piedi, che... Noi stiamo in piedi, tu che sei francese, no. Sei diabetico, no. Sei ferito, no. Quello ci diventi dopo. Dunque leggo, Legga, legga. Leggo il giornale. Ah, si legge il giornale. Ma è sempre il momento di mettersi a leggere il giornale, su di fronte al maresciallo dei carabinieri. Ma ne parla lei che io venivo a casa sua a leggere il giornale. Ma lei ha detto mi metto a leggere il giornale. Che vuol dire, sembra per dire. Diabete, lui pensa alla cosa che ne è sciumato. Leggo la polizza assicurativa, ma perché? Ovviamente, tu.
Appartamento dell'ingegnere Fabrizio Cannone. Sì. Fabrizio Cannone chi è? Non c'è lì. Vedi, fai proprio spirito. Ma scusi, ma guardate in individuale chi è Francesco Cannone. Devo fare. Ma scusi, chi è Fabrizio Cannone? Il maresciallo è in divisa da carabinieri, quest'altro è in divisa da portiere, l'unico è borghese, sono io. Chi poi io tutto questo. È il borghese, volevo dire. Hai bisogno di essere più preciso, per cortesia. Ma scusi, ma lei veramente si ricorda di me? Io quando sono in servizio non mi ricordo di nessuno. Ma quale servizio? Ma quale nessuno? Ieri sera stava sempre qua. Ma vi conoscete o non vi conoscete? Ma stava sempre qua lui, ma che mondo non lo sa. Ma non la prego, andiamo avanti per colpire. Ma neanche di lui si ricorda. 50 euro. L'hai perduto i 50 euro. Dunque maresciallo. Questo c'ha diabete, c'è la memoria recente, capisci? Maresciallo, segni di effrazione. Nessuno. Nessuno. Naturalmente ha guardato tutti gli ingressi. Certo, l'ha avuto, certo. Oh, il sistema d'allarme? Non era attivato, purtroppo. E come mai? Come mai? Dico, come mai? Non e come mai? Ieri sera qua era diventato un porto di mare, gente che andava, gente che veniva. Anche lei c'era, ma non si ricorda per diabete, però c'era anche lei. Io mi sono dimenticato di inserire l'allarme, ma l'ho sempre inserito. Male! Male che non è consigli di valori, il sistema d'allarme è fondamentale. Infatti la polizza lo prevede. Ma lo so che la prevede la polizza, l'ho firmata io la polizza, però io mi ricordo anche se le va dell'accio. Ma dove va? Dove va? Che sono? Diceva lui, se leva la cartellata. No, assolutamente, state qua. Tutto e tu che vieni a fare qua? Io già c'ho questo del 2. Tranquillamente tutto dovrebbe essere esplicito. Faccio anche di me. Che brutta fine che farai. Manco immaginavo. Però dicevo, no. Lei è italiano? Sì, ma se è diabetico non è diabetico. Io pure sono italiano. Siamo come italiani, quelli sono inglesi. Se magari riusciamo. Ho capito, ma lei io prego questi che tu non sei per quello gli posso fare questo no incuriosito no sì magari ma che cosa di che cosa ma no quelle cose ma non ho fatto tutto no io dicevo se magari lei si mette nei miei panni se ti dico che avete le Montreal sono l'unico valore che io ho il divano il televisore queste c'avevano un valore quindi magari se si poteva sorvolare su questo piccolo dettaglio del mancato inserimento della lana. Voleva arrivare a tutti questi momenti. In fondo tra italiani siamo... Sì. Voleva arrivare al piccolo dettaglio. Lei lo definisce un piccolo dettaglio. Vabbè, se lei magari... Caro, lei non inserisce il sistema d'allarme e vuole che l'assicurazione la risarcisca. E questo volevo dire. Ma capire meno male. Pensavo che il diabete non capisse. Ma che cosa? Che cosa? Ma che ora è? È mezzogiorno meno 20, con la telefono a Londra. Ma che ora è? L'ora delle barzellette questa. Ma che sta? Ma lei è ironico. Ah, non se lei è borghese, diabetico e pure ironico. Non si era notato queste cose. Ma no, io mi rivolgevo al grande perito borghese diabetico, nel senso buono della parola, che la sua esperienza magari mi faceva trovare una strada per cercare di farmi dare un po' di strada. Ma che strada vuole trovare, Cannone? Purtroppo per lei non ci sono strade. Guarda. Ma perché non ce l'è? Lei ha imboccato una strada senza uscita. Come? Anzi, che dirò io, una strada a senso unico. Senza. Vuole che le dica di più? Only way, come dicono gli inglesi. Only way, sì. Io non sapevo che era only way, ma scusi, abbia pazienza. Maresciallo, lei mi può inviare i miei email per fare Maresciallo, qua c'è sia il mio numero di telefono sia la mia mail. Molto bene, ma c'è proprio giornata. Bene, bene, grazie. E con questo, naturalmente, caro Cannone, io la saluto. Sì, viene un attimo della... Andiamo un attimo a parlare a quattro occhi. No, ma che... Dove esiste questo fatto a quattro occhi? Non a quattro occhi. E poi non dica cose inutili, non mi faccia perdere tempo. L'ho detto appena sono entrato, non ho tempo da perdere. E poi sono diabetico. Ho capito, ma diabete è suo, non... Ma certamente è mio, non lo leggo io. Difatti non lo voglio contagiare, per carità. A te. Questi sono per la scommessa di ieri sera. Ah, grazie. Da dov'è per cosa sera? No, io sono uno sportivo onesto. Vediamo. Avrei pagato più volentieri anche il doppio se il mio non avesse vinto, ma purtroppo è andata così. È andata male. Come a qualcun altro. A me mi è andata peggio. Non lo so se per un caso questo sia il male minore, ma d'altra parte lei non lo vede. Ancora questa storia. Non è il caso. Se ne vada, only way, un senso sì. Unico da quella parte. Sì, che non me ne vado. Vada in palestra, non faccia più escale. Only way. Only way. Signore, a chi andrei? Parte 50 euro. Maresciallo, la saluto. Buona giornata, ma si tenga a disposizione. Sì, vabbè. Ecco la lista stirata, sono andata a memoria.
spero di aver messo tutto. Fabrizio, per favore, dai un'occhiata anche tu. Mi fido. Ma non è per fidarsi un meno, guarda se mi sono scordata qualcosa. Eppure se ti sei scordata qualche cosa, a sto punto che ci fai con quella lista? Perché? Perché proprio adesso se n'è andato via il perito borghese diabetico che ha detto che il danno non ce lo risarcisco. E perché? Perché tra le clausole che ho firmato c'era quella fondamentale che prevedeva il giusto inserimento del sistema d'allarme. Quindi sta lista la vuoi tenere per bellezza, la guardi, dai lì. Ma che dici, Fabrizio? Magari ai carabinieri può essere utile per sapere che tipo di roba ci hanno rubato. Vivi un mondo di favole da carabinieri. Io non direi, cannone. La signora invece conosce molto bene le procedure, compagno. Niente figlia di cotanto colonnello dell'arma. Non mi ha fatto finire, a volo di questa cosa. Buon sangue non mente, signora. Grazie, Stolfo, grazie. E a voi a me. Sì, perché vede, cannone, noi facciamo le perquisizioni. Ah, sì. Facciamo i fermi e molto spesso ci capita di trovare merce di dubbia provenienza. Sì. E allora, con una lista agli atti e delle fotografie, possiamo anche essere fortunati, no? Ma certo! Ma che ci costa, no? Niente, io sono d'accordo con voi, io mi metto con voi. Ho permesso, eh? Prego, prego.